a Gioia Tauro non arriva al porto, a Gioia Tauro viene buttato in mare, hai capito? Viene buttato in mare a Gioia Tauro, viene buttato in mare prima del porto, viene buttato in mare. Le intercettazioni sui flussi di droga del clan Bellocco, lo stesso che riforniva di cocaina l'organizzazione di Diabolik Fabrizio Piscitelli a Roma, sgominata ieri dalla DDA, spiegano come mai non si interrompono i rifornimenti dall'America Latina. La droga viene lanciata in acqua ben prima della costa e recuperata in alto mare. Dalle talpe nella polizia argentina alla droga a Roma, agli investimenti in Brianza e Toscana, i nomi della famiglia Bellocco sono sempre gli stessi, gli affari no. Cambiano sempre. La holding criminale del clan si reggeva su 45 persone, tutte arrestate dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura Antimafia di Reggio Calabria. Proprio una partita di coca sequestrata ha messo gli investigatori sulle tracce dello storico casato di 'Ndrangheta. I finanzieri avevano iniziato a seguire la nave Hamburg dalla tappa intermedia di Valencia e così si sono accorti di 17 borsoni legati fra loro, che sono stati lanciati in mare nei pressi dello scalo calabrese di Gioia Tauro. Dentro c'erano quasi 385 kg di cocaina purissima che sono costati il fermo ai 9 marinai e segnato l'inizio dell'indagine che ha colpito il potente clan della Piana.